a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi girerò un mini video haul che ho fatto dal sito yankee.co.uk. Allora, questo sito l'avevo già sentito in diversi video, da Lilla Cupcake, da Eleonora Manni, dalle mie tesorine Federica e Alessandra, e a tutte mando un bacio grandissimissimo. Ah, dimenticavo. Per chi volesse sapere, e se non lo volete sapere ve lo dico io, che il rossetto indosso oggi è questo qui di Brochè, che ultimamente mi sta piacendo tantissimissimo. E non vi ho fatto vedere la haul perché quando io, cioè, essendo una consigliera di bellezza di Brochè, capita tanto spesso che magari prendo qualcosa, comunque alla fine la tengo per me. Quindi questo sarà un acquisto forse fatto a ottobre e ancora non faceva video spacchettamento, quindi comunque è questo. Non so se vi piace, allora vi faccio vedere il codice, che io da qui non lo leggo. Comunque è il 63 63 8 39, che è quello. Ed è il Rouge Crème Hydratante, e comunque è il numero 14, l'ametiste. E niente, vabbè, questo non c'entrava niente. Allora, praticamente mi è venuta l'idea di fare questo ordine da questo sito, perché allora a gennaio 2015, cioè adesso, mi sarebbe scaduta la PostePay. Io ora non so se loro i soldi che tu hai sulla PostePay te li trasferiscono quando ti scade la carta e ne prendi un'altra. Siccome io mi ricordavo che comunque avevo tipo, non so, una decina di euro, una cosa del genere, io credevo di averne anche di meno. Ho detto provo a fare un piccolo ordine e vediamo cosa ne esce fuori, anziché perderli questi soldi perché non lo sapevo. Mi ha dato quest'idea Chiara. Chiara è Chiaretta, la solita ragazza che ormai di cui vi parlo sempre, che è Chiara Makeup, il suo canale qui su YouTube. E vi lascio comunque tutti i link di tutte le ragazze che ho nominato sotto nelle info box. E anche lei ha fatto la stessa cosa, aveva dei soldi sulla PostePay e ha fatto questo piccolo ordine. E quindi mi è venuta questa idea. Allora, l'ordine è davvero piccolino perché, ripeto, quella era la cifra che avevo, quindi non volevo strafare. Anzi, ho provato di mettere un po' di cose nel carrello, 5-6 cose. Ho detto se l'ordine non va a buon fine perché non ho i soldi sulla PostePay, li scalo praticamente, tolgo qualcosa. Invece, ce l'ho fatta. Allora, il totale è stato di 8,75 euro, non so in lire quant'è, poi casomai vi fate il calcolo voi. Comunque, allora, il pacchettino è questo, è abbastanza piccolino. E mi è arrivato tutto imballato benissimo in questa carta, così con le bolle, con le bolle grosse, ed era messa sia sopra che sotto, come vedete così, alla base del pacco. E poi c'era questo, il sacchettino con tutte le Yankee. Anche questo nella carta mille bolle, quella lì piccola, e poi sopra questa che vi ho fatto vedere. Quindi è imballato davvero bene, bene, bene. Allora, il profumo che c'è praticamente già solo da quando io ho aperto il pacco è qualcosa di fenomenale. Allora, ho voluto prendere questo che io non so come lo chiamano. È scritto sampler, quindi non so come si pronuncia. Comunque, questo qui, e ho voluto prendere la Waikiki Melon perché il melone io lo adoro. Infatti, è questo secondo me che fa l'odore più forte di tutti. E questo sampler, lo chiamerò sampler. Fatemi sapere la pronuncia sotto, scrivetemelo nelle info box. L'ho preso 1,35 euro. E questo ve lo faccio rivedere, Waikiki Melon. Ok, ed è uno. Poi ho voluto prendere, c'erano in offerta due tarte di quelle lì dell'edizione limitata di Halloween, che questa, se non mi sbaglio, l'aveva presa Federica e forse anche Chiara. Comunque, e ho preso la volevo vedere, dire anche i prezzi. Ok, allora sono 75 centesimi ciascuna. La Candy Corn, che è questa, e la Ghostly Treats, che è questa. Queste sono della linea di Halloween. Allora, questa non riesco a capire perfettamente l'odore, anche perché sono state nel sacchettino, quindi sono un po' mischiate.
Comunque è dolce salata. Non lo capisco. Vi faccio sapere meglio quando l'accenderò. E invece questa. Questa sa. Non lo so. Non lo so. Non... Scusate, non riesco. Non riesco, io sento il melone del sample, sampler. Comunque, poi ho preso la cranberry pear, che è questa. Allora, premetto che io non amo la pera, io non mangio la pera. Però questa era no. Era a 94 centesimi, era una fragranza nuova, quindi ho voluto provarla. Allora, si sente la pera. Si sente la pera, però. La pera, però. Comunque, sembra una canzoncina. Non so cos'altro c'è dentro. Sarà forse pela tipo. Pela. Ok. Pera caramellata, perché c'ha queste cosine rosse. Comunque, non so cosa sia. Non so se neanche se mi piace tanto, ma forse mi sa che non mi piace. Comunque. Vediamo. Poi infine ho preso la Lake Sunset, perché era a 81 centesimi e ne ho sentito parlare benissimo di questa. E sa di... Io gli sento anche il cocco dentro, ma non ci sarà il cocco. Perché è tipo di ammorbidente. Di ammorbidente al cocco. Non lo so. Comunque quella è buonissima. E infine, io non mi ricordavo di averla ordinata, ma non è stata un omaggio. Perché ce l'ho qui nell'ordine che è 1,20 euro. Ho preso la Christmas Eve. 1,20 euro, scusate. La Christmas Eve. Ripeto, io non mi ricordo di averla ordinata. Ma intanto è inserita qui nell'ordine, come potete vedere. È inserita e quindi niente, quindi non è neanche omaggio ed è questa. Questa, vabbè, io già ce l'ho. E non vi riesco a dire di che cosa sa. Mi sento la menta, mi sento dei frutti boh, rossi particolari. Comunque, non mi dilungo in chiacchiere perché per una volta che ho fatto un video corto ci sta tutto. E niente, allora vi invito ad andare dai canali delle ragazze che ho citato sotto, così date un'occhiata e vi metterò anche i link dei loro video dove parlano di questo sito. E niente, io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!